alle sue spalle Palazzo Civico, questa amministrazione 5 Stelle nelle critiche è sempre stata tacciata di dire troppi no. Secondo lei anche in questo caso è necessaria un'inversione della rotta? Assolutamente sì, la politica dei no degli ultimi 5 anni di questa amministrazione ha penalizzato fortemente Torino, si basti pensare al Salone dell'Auto, beceramente lasciato andare via a Milano, e la politica dei no dell'amministrazione di questi ultimi 5 anni ha dato una significativa botta negativa all'immagine di Torino. Due le principali questioni: uno, il Salone dell'Auto scappato letteralmente da Torino a Milano; due, la perdita delle Olimpiadi invernali che avrebbero potuto, o gestite con altre città, rilanciare l'immagine di Torino. Occorre una forte politica dei sì, un sì a tutti quegli eventi in grado di attirare i turisti in città in modo tale da rilanciare una parte dell'attività economica importante legata al turismo.